questa prima apertura dedicata a una persona, a Mario Pinella Rossi, che dell'Arezzo è stato tutto, che è uno di quelli che ci ha pianto quando nel 93 ci fu la radiazione, forse quello che ha sofferto il più di tutti. E siccome oggi sarebbe stato il suo compleanno e fra due giorni sono 20 anni che non è più con noi, ci sembrava doveroso dedicargli questa prima apertura. Dopo anni di sacrifici e di lavoro di Stefano Turchi, di altri grandi appassionati tifosi, così come di alcune delle vecchie glorie, ha finalmente visto la luce allo stadio il Museo Amaranto. Molto c'è ancora da fare, ma la storia del Cavallino ha finalmente una casa tutta sua. L'impegno è stato enorme, l'abbiamo fatto volentieri, con uno spirito di voglia di fare. Ci ha aiutato tanto anche il fatto che l'Arezzo, questi ragazzi hanno fatto questa cavalcata enorme, e quindi questo momento di entusiasmo ci ha dato la spinta. Abbiamo passato qui domeniche, ultime settimane, tutte le sere dopo cena. Questo è il risultato, semplice. Dovremmo, vedete foto in maniera attaccata in parete, in maniera semplicistica. Il museo andrà organizzato per bene, per questo chiediamo l'aiuto a chi può, a chi ama Arezzo. Questo è un lavoro fatto per la città, non è un lavoro fatto per dei privati. E quindi ecco, chiediamo l'aiuto alle aziende per poterlo rendere veramente come merita. Per chi è appassionato di calcio e chi è aretino e tifa Arezzo, venire qui sicuramente vede delle cose spettacolari e uniche. Insomma, qui c'è ripercorso tutta la storia del calcio aretino, fin dai primi del Novecento fino a oggi, quindi molte particolarità, molte foto che io non avevo mai visto, ma sicuramente in tanti non hanno mai visto, quindi tanta curiosità e per fortuna un passettino in più in un momento particolare, no? Dopo tanti mesi in cui abbiamo barcollato, rivediamo un po' la luce, questo qui è il proseguo di un percorso sicuramente importante. All'inaugurazione del museo, tutta la nuova società sportiva Arezzo, una sorta di ponte ideale tra passato, presente e futuro, sperando che le pagine di storia Amaranto che si scriveranno di qui a breve troveranno presto posto in queste pareti. C'è uno zoccolo duro, chiamiamolo così, no? Di squadra che ha portato a fare questi risultati, che va rispettata, va elogiata e va premiata. Però tutto partirà da quello che sarà l'allenatore che sceglieremo e che chiaramente dovrà essere lui a dare le indicazioni di massima per quello che riguarda l'aspetto tecnico. L'attaccamento a questa città c'è sempre stato, a questa maglia credo ancora di più. Sono andato via da qua con grandissimo dispiacere e ora oggi siamo qua dentro a goderci dei ricordi indimenticabili. I miei pochi, perché giustamente c'è stata gente che ha fatto la storia di questa città e merita grande spazio, e spero che un domani questo museo possa essere ancora più bello. Tessini è un altro tassello importante nel puzzle che ha formato Giorgio Lacava. Io lo conosco da prima di voi però Tessini, perché da me al Perugia, quando ero direttore al Perugia, lui ha debuttato in Serie A a 18 anni. Quindi pensate un po', poi ha vinto 2 scudetti primavera con me direttore sportivo al Perugia. Diciamo, io so che ha dei valori umani, professionali, un ragazzo serio e amico dei due maggiori esponenti della società, del presidente e del vicepresidente, quindi la Cava e di Anselmi. Quindi diciamo è un grande componente di questa squadra che vuole fare bene.